Voglio arrivare da Maria Stella Gelmini, anche perché Maria Stella Gelmini è bresciana, quindi come dire, ci parla da quelle zone che, come sapete, sono letteralmente martoriate. Ho parlato con un mio amico di Bergamo ieri che mi ha detto: non c'è una persona che io conosco che non abbia in famiglia qualcuno che è morto di Covid-19, per dirvi anche la percezione com'è diversa da quelle parti rispetto a come la viviamo anche noi qui a Roma, insomma, banalmente. Maria Stella Gelmini. Beh, Brescia e Bergamo sono sempre state due realtà in grande competizione tra loro, non solo dal punto di vista calcistico ma anche dal punto di vista imprenditoriale. Oggi in realtà è scattata una grande solidarietà, perché Brescia e Bergamo, come la Lombardia, insomma come il paese, ma qui in modo particolare, si respira un'aria rarefatta e spettrale. C'è molto dolore perché, come dicevate, in ogni famiglia c'è un caso di coronavirus, ci sono conoscenti, ci sono persone che ci hanno lasciato, e l'immagine di quei mezzi dell'esercito che trasportano le bare credo che rimarranno impresse nella memoria di ciascuno di noi per sempre. Però sono città, sono province orgogliose, laboriose, che non si arrendono. E oggi questi primi dati, che ci auguriamo possano essere confermati nei prossimi giorni, che ci rappresentano una riduzione del numero dei contagi e anche delle vittime, ci dà speranza sul fatto che questo sacrificio che tutti noi stiamo facendo di rimanere a casa, di essere isolati, possa servire per ridurre il contagio e per uscire da questa situazione che mai avremmo immaginato. Poi certo, c'è una grande preoccupazione dal punto di vista economico, perché sia Brescia che Bergamo, ma tutta la Lombardia, sono realtà produttive, ed è chiaro che le misure che giustamente il presidente Fontana da un lato ha preso, ma anche le misure del governo che impattano sul livello nazionale, ci costringeranno, una volta risolta l'emergenza sanitaria, ad occuparci di un'emergenza non meno difficile come quella economica. Ecco perché noi, Mirta, abbiamo chiesto al governo di poter essere ascoltati, perché abbiamo come centrodestra presentato molte proposte economiche e ci auguriamo che queste proposte vengano prese in considerazione, perché vanno nella direzione di ridurre il danno e di dare centralità al lavoro dipendente da un lato, ma allora, anche al lavoro autonomo dall'altro. Allora, io personalmente, Maria Stella Gelmini, credo che ci sia bisogno dell'aiuto di tutti in questo momento, quindi auspico davvero che le opposizioni siano ascoltate in un modo costruttivo e si provi a fare il meglio per l'Italia, e continuo a pensare anche che questo Parlamento chiuso e vuoto, lo dico da una che viene a lavorare tutte le mattine, e non solo io naturalmente, voi vedete la faccia mia, ma attorno a me c'è un sacco di gente che lavora. Sono qui con le mascherine diligentemente a fare il loro dovere. Credo che lo possiamo fare tutti, basta la buona volontà, ecco, insomma, l'ho detto, non voglio far polemica in questo periodo, però sinceramente è un'altra cosa che faccio fatica a mettere a fuoco. Posso su questo punto dare solo qualche informazione. Intanto domani ci saranno le commissioni bilancio Camera e Senato con l'audizione del Ministro Gualtieri, ci sarà la Capigruppo e ci sarà mercoledì non solo l'informativa del Premier Conte ma anche il question time allargato, quindi mi permetto di dire che sicuramente bisogna fare di più, ma il Parlamento non è chiuso, noi abbiamo già deciso che le commissioni debbano lavorare tutte. Allora mi perdoni Gelmini, le devo chiedere un attimo di pazienza.